Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. Un saluto di buongiorno a tutti voi cari fratelli ascoltatori. Giorno. Spero abbiate trascorso una serena Pasqua all'insegna del sacrificio e del digiuno. Sì. Come sentite, Padre Maronno non l'ha trascorsa in questo modo perché si è dedicato ad una strage di abbacchi. Vero! Ma egli, essendo santo, può questo e altro. Certo. Buongiorno, padre. Padre? Sì, buongiorno! Ne ho mangiati 6 di abbacchi, nonostante alcuni mendicanti della mensa dei poveri me li reclamavano. Ma io avevo fame, anzi... più che fame era voglia di abbuffarmi alla faccia loro. No, padre. Bene, così li ha anche aiutati a digiunare. Esatto. E pensi che alcuni hanno digiunato talmente a lungo che poi sono spirati. Madonna. Che non è un male, attenzione, perché in questo modo si sono presentati davanti al Signore a stomaco vuoto, puri. Capite? Sì. Padre, ed ora accogliamo il suo devoto stolto pastorello Girolamo, eccolo. Che vediamo sciupatello più che mai. Buongiorno! Girolamo, tu non hai banchettato con il padre? No, perché ce n'erano solo 6 di abbacchi e a malapena sono riusciti a sfamare il padre. Lui ha lo stomaco grande, mi ha detto, come il suo cuore. Bravo Girolamo, è vero. Maronna! Ma ora è il momento delle telefonate dei nostri fedeli ascoltatori che sono ansiosi di ricevere i suoi miracolosi consigli, padre. Pronto? Salve, mi chiamo Filippo. Ciao Filippo, parla pure con il padre liberamente. Salve, mi chiamo Filippo. Ciao Filippo, parla pure liberamente con il padre. L'ha già detto, dimmi Filippo. Padre, io sono omosessuale. L'unica cosa è che ho paura di rivelarmi agli altri e non so come posso fare. Maronna, scusami, come hai detto che ti chiami? Filippo. Cognome? Rambulli. Filippo Rambulli, frocio! A posto! Grazie, padre! Sì, a volte queste soluzioni immediate sono le migliori. Si evitano tutte quelle trafile burocratiche. Ma ecco un'altra telefonata. Pronto, padre, sono Rosanna! È sempre lui! Sono da poco rimasta vedova! Oh, povera! Rosanna, se ti può consolare, ricordati che tuo marito non è morto. Tuo marito è semplicemente... schiattato! Non piangere, Rosanna, su, dai. Cosa volevi chiedere al padre? Volevo chiederle se la fede può aiutarmi a superare questo lutto. La fede? Aspetta che sentiamo. Pronto? Pronto, fede, sono Padre Maronno! Non sento bene, sono in macchina. Federica, sono Padre Maronno. Volevo chiederti se puoi aiutare la signora Rosanna a superare il lutto per la morte di suo marito. Non lo so. Oggi sicuro no. Magari settimana prossima. Ma come? Grazie, Fede. Ha sentito, Rosanna? Sì, ho sentito. La fede può aiutarla magari settimana prossima. Poi le lascio il numero e vi mettete in contatto, va bene? Grazie, padre. Lei è santo. Non c'è di niente, Rosanna. Ed ora preghiamo. Per il nucleare in Italia! Ascolta, Giomaronno! Ma no. Per la promiscuità sessuale! Ma no. Ascolta, Giomaronno! Per l'evasione delle tasse! Ascoltaci, Maronno! E infine, per questa diarrea che non mi va più via! Ascolta, Giomaronno! Bene, siamo giunti alla fine, ma prima di lasciarvi come duopo a Radio Maronno, una perlola di saggezza. Sì. Padre, ho la vescica piena, vado ad urinare. E se poi ci ripensi? Ma sì! Macho, sei un genio.